Bombardamenti intensi su Rafah da parte di Israele che libera due ostaggi. La Polonia sottoscrive lo Schengen militare insieme a Germania e Paesi Bassi, l'iniziativa per facilitare la mobilità delle truppe alleate. La Finlandia ha un nuovo presidente, Alexander Stubb, a lui la sfida di guidare la Finlandia nell'era NATO. Sono stati trasferiti in buone condizioni di salute in un ospedale di Tel Aviv due ostaggi liberati dalle forze speciali israeliane venerdì a Rafah, nel sud di Gaza. Si chiamano Fernando Simon Marman, di 60 anni, e Luis Har, di 70. Erano stati rapiti nel kibbutz Nir Ishaq lo scorso 7 ottobre. I due ostaggi si trovavano nella casa di una famiglia palestinese. חיבקו והגנו בגופם על לואיס ופרננדו והחל קרב נועז וחילופי אש כבדים בכמה מוקדים במקביל עם מחבלים רבים. Negli attacchi aerei che hanno preceduto il blitz sono morti circa 70 palestinesi, secondo fonti ospedaliere di Gaza, ma le vittime potrebbero essere oltre 100 per i media locali. Sono state colpite anche delle tendopoli che ospitano gli sfollati al confine con l'Egitto, circa 1,5 milioni di persone ormai. Stati Uniti e Unione Europea hanno chiesto a Israele di non attaccare Rafah, l'ultima città rimasta nell'avanzata militare a Gaza, senza avere piani precisi per proteggere i civili. L'imprenditore multimiliardario sudafricano Elon Musk ha negato che la sua azienda SpaceX stia vendendo i suoi terminali per la connessione internet satellitare alla Russia. Le parole di Musk arrivano a smentire quanto dichiarato domenica dal servizio di intelligence militare ucraino, che ha sostenuto che le forze russe sono state scoperte a usare i terminali Starlink per agevolare i loro attacchi. Anche il Cremlino ha smentito la notizia, aggiungendo che non intende entrare nelle discussioni tra Kiev e Musk. I terminali Starlink utilizzano una serie di satelliti gestiti da SpaceX per fornire comunicazioni ad alta velocità e sono stati fondamentali per dare all'esercito ucraino un vantaggio sulle truppe russe in questi due anni di guerra. Nelle ultime settimane i media ucraini però hanno cominciato a riportare numerose notizie sull'uso di Starlink da parte delle truppe russe in prima linea nell'Ucraina occupata. SpaceX ha rilasciato una dichiarazione di smentita sui social media già l'8 febbraio, ma non è bastato. La sicurezza interna ed esterna della Polonia è una delle principali sfide del governo. Il paese è uno dei firmatari del cosiddetto accordo Schengen militare, sottoscritto la scorsa settimana a Bruxelles. L'iniziativa europea ha l'obiettivo di semplificare le misure per la mobilità delle truppe all'interno degli stati che hanno aderito. Ułatwiającą mobilność wojsk polskich, Republiki Federalnej Niemiec i Królestwa Niderlandów na terytoriach naszych państw. Nie da się przejść obojętnie wobec tego, z czego doświadczyli Ukraińcy. Jeżeli chcemy mieć siłę sojuszu, to mobilność sojuszu jest najważniejsza. Mobilność naszych armii pomiędzy sobą i dla siebie. L'accordo contribuirà a garantire un corridoio di aiuti per l'Ucraina da un lato, ma anche il supporto per il fianco orientale della NATO. Tre paesi lo hanno firmato, Polonia, Germania e Paesi Bassi. This is the next step in integration, and with the growing geopolitical challenges that we see in the world, it has become even more important that there is fast military mobility, that there are smooth logistics. We call it a harmonized military corridor, but that's why we thought this is essential. It's the first of its kind, and we are very proud that we as three countries have been able to achieve it. And all our three countries are very actively supporting Ukraine. This is only a small example, but it is also for us it's a symbol of how we are supporting Ukraine and in that sense also are contributing to defending Europe.
Gli esperti sostengono che tali iniziative sono legittime e necessarie, oltre che utili da un punto di vista logistico. In caso si presenti la necessità di difendere il continente, non ci devono essere ostacoli. Quick and effective transfer of forces, transfer of hardware, equipment, transfer of ammunition. Any mechanism that removes borders and constraints which hamper rapid military deployment is simply necessary. Initiatives such as military Schengen are important for Poland, a neighbor of Russia and Belarus. Firstly, for the security reason, but secondly, also in terms of its relations within the EU. Magdalena Hadownik for Euronews from Warsaw. Nonostante l'adesione non sia ancora stata completamente finalizzata, la Svezia si sta preparando a inviare circa 1000 soldati per partecipare alle esercitazioni militari della NATO nel nord Europa. Le forze militari svedesi faranno parte della prima linea di difesa contro una potenziale invasione russa. Questa forza si unirà a un'altra unità danese guidata dal che costituirà la prima linea di difesa dei paesi baltici. Per ospitare i due contingenti è stato costruito in Lettonia un campo con una capacità di 1200 soldati. Dopo essere rimasta neutrale per decenni, la Svezia sta ora operando attivamente nel quadro dell'alleanza. Nel frattempo, i marine statunitensi si stanno addestrando per le manovre militari nelle terre ghiacciate della Norvegia. Le esercitazioni fanno parte dell'operazione Steadfast Defender della NATO, la più grande esercitazione militare dell'alleanza dei tempi della Guerra Fredda. Con il 51,7% dei voti nel ballottaggio di domenica, Alexander Stubb è il nuovo presidente della Finlandia. L'ex premier ha battuto il candidato indipendente Pekka Haavisto, fermatosi poco sotto il 49% delle preferenze. 55 anni, conservatore ma europeista, Stubb ha già ricoperto diversi incarichi. Si troverà a gestire soprattutto la tensione con la Russia, ora che la Finlandia, che ci confina, è membro della NATO. Nella Repubblica finlandese, infatti, il presidente guida la politica estera e le forze armate. The starting point is that I want to see Finland in the core of NATO, that we are a security provider, not a security consumer, that we have a steadfast and strong support defense in the alliance with our 1,340 kilometer long border with Russia. Il 28 gennaio Stubb aveva avuto la meglio al primo turno sugli altri 8 candidati. We had two excellent candidates and both of them would be a great president here in Finland, but the winning margin was quite close. So I think he has a lot of work to unify whole country and very proud of his victory. Like for me those values, the liberal values that he presents are really, really important in these times. Dopo decenni di neutralità, lo scorso aprile la Finlandia è diventato il 31esimo membro della NATO. Papa Francesco ha canonizzato la prima donna santa argentina, Mamma Antula, durante la messa domenicale nella Basilica di San Pietro in Vaticano. La cerimonia ha segnato il primo incontro tra il pontefice argentino e il neopresidente del paese, Javier Milei. Quando prendiamo le distanze dagli altri per pensare a noi stessi, quando riduciamo il mondo alle mura del nostro star bene, quando crediamo che il problema siano sempre e solo gli altri, in questi casi stiamo attenti, perché la diagnosi è chiara, è l'ebbra dell'anima. Mamma Antula è una figura molto amata dagli argentini che sono accorsi in massa alla canonizzazione, che si è trasformata in una sorta di festa argentina nel centro di Roma. Lamentablemente es hoy, ¿no? Qué lástima que no pudo hacer antes, pero bueno, de a poco estamos, las mujeres empezamos a ser visibilizadas. Javier Milei, che in passato aveva definito Papa Francesco un imbecille per aver difeso la giustizia sociale, ha abbracciato il pontefice.
after I take train, I go to St. Petersburg. Then I go to hostel there. I wait maybe 2 days to 3 days. Then after I go to another city, Vyborg city. Then I buy from there a bicycle. Then after I come to Finland. The police and the arms, they help us. So it's good for us because it's so easy. You come here. Information of it, there are in the city St. Petersburg area thousands of persons who might come to Finland. Using this route, we know that we have to open the borders, or at least some of them in some time, because this cannot go forever. But we are in the same time drafting changes to our legislation who make us better prepared to this situation when it arose again.